Ebbene ragazzi, bentornati sul canale Mirko Guarino. Oggi grande novità, apriamo una nuova rubrica, tre chiacchiere senza successo. Perché tre chiacchiere senza successo? Perché parleremo di tre argomenti con un senza successo, che sono io. Perché ho sempre detto ragazzi che io sono un cantante ma senza successo. Primo argomento importante, musica in 8D. Cos'è? Piccola spiegazione tecnica, più o meno, e come viene fatta nel modo più semplice possibile. Tanti di voi hanno ricevuto tantissimi messaggi con sezioni audio o canzoni su YouTube in cui la musica sembrava andare da destra a sinistra, da destra a sinistra. Beh, non è così difficile in realtà come sembra. L'effetto specifico che si utilizza per ottenere la musica in 8D si chiama panning. La musica viene pannata per andare da destra a sinistra. Ma che cos'è il panning? Questo termine ci fa così paura, così difficile? No, stiamo calmi, non è così difficile come sembra. Non so quanti di voi ne sappiano un pochino di musica e strumenti musicali, ma se voi andate a vedere sul vostro mixer, se avete un mixer o anche su YouTube delle foto, c'è sempre o quasi sempre una levettina che si chiama pan con LR, che sono sinistra e destra. Questa levettina, se girata tutta a sinistra, ci farà sentire solo il suono a sinistra. Se utilizzata invece spingendola tutta a destra, sentiremo solo il suono a destra. Più o meno lo stesso effetto che viene fatto dalla musica in 8D. Non è così complicato. Viene aggiunto un pochino di reverbero. La musica sembra molto cavernosa, sentita senza le cuffie, abbastanza lontana. E utilizzando invece un paio di auricolari, la musica sembrerà andare da sinistra a destra, da destra a sinistra. Questo perché c'è stata una grande invenzione negli anni scorsi, parecchi anni fa, che è la musica stereo, che è stata un pochino la rivoluzione di questi anni perché ha rivoluzionato il modo di sentire la musica. Cosa però importante, molte persone confondono la musica in 8D con l'effetto Dolby Digital. Allora, voi dovete immaginare la musica in 8D come due canali paralleli, come due binari. Questi due binari sono sinistra e destra. La musica va in parallelo. Noi, se facciamo questa cosa, sentiamo solo la musica a sinistra. Se invece riattiviamo la destra, la sentiamo solo da destra. Invece con la musica in Dolby Digital noi comunque abbiamo una fonte che ha un tipo di musica, che può essere in stereo o in mono, che poi successivamente viene decodificata da lo strumento Dolby Digital e riindirizza alle proprie casse o ai propri diffusori quello che effettivamente loro devono riprodurre. Quindi è una cosa un pochino più complicata. Diciamo che l'idea di 8D è più o meno quello che si utilizza nell'audio posizionale dei videogiochi, nel senso, io sto giocando, una persona mi passa a sinistra, io li sento a sinistra i passi, sento a destra gli spari, sento cose o il calcio, i fischi dell'arbitro, insomma, tutte queste cose qua sono frutto dell'audio posizionale, che è un po' il figlio, insieme alla musica 8D molto alla larga, dell'ambisonic. Bene, ma cosa fa questo ambisonic? Non fa come il Dolby Digital, che differenzia per ogni cassa il suo utilizzo. Si dice che lavora in modo isotropico, cioè lavora su tutti i suoi diffusori allo stesso modo. Da una cassa si sentirà una cosa, dalla cassa dopo si sentirà la stessa identica cosa, e così andare. Se però noi vogliamo escludere alcune casse, tipo la cassa di sinistra, sentiremo solo quelle di destra, ma il modo di analisi della musica sarà lo stesso, identico. Quindi semplicemente cosa fa? Stacca una cassa, ti rimane l'altra, stacca l'altra cassa, ti rimane l'altra. Ma lo fa in modo molto graduale, in modo tale che la persona che ascolta non si rende bene conto di quello che sta succedendo. Ma tante persone nel panorama musicale, specialmente etichette discografiche del rap, dell'hip hop e della trap, stanno effettivamente prendendo in considerazione l'utilizzo di questa musica in 8D. Salmo in un'intervista ha detto che la Macete, l'etichetta della Macete, è stata una delle prime ad utilizzare la musica in 8D nei suoi dischi, quindi nei mixing veniva utilizzata questa cosa. Però parlando di trap, io ripeto, non sono un trapper, non sono un rapper, mi avete sentito rappare, ma non, lungi da me nominarmi trapper o rapper. Parliamo di un gruppo che in questo momento sta spopolando tra i ragazzi, gli FSK, gruppo nato nel 2017 da
leggo i nomi, scusate: Sapo Bulli, Chiello, Taxi B, Paupe e Thugnisu. Fatemi sapere nei commenti come si dice, che sta effettivamente rivoluzionando e spopolando ciò che è la trap in questo momento. Non conoscendoli non voglio dare aggettivi o appioppare cose, dire cose che potrebbero far infuriare la gente che ama alla follia questo gruppo, ma io appena ho sentito un loro pezzo, diciamo che al primo urlo di Taxi B iniziavano a sanguinarmi le orecchie, perché ha davvero un modo molto aggressivo di cantare, mettiamola così. Ma dovranno prima o poi scendere a compromessi per giungere a ciò che Achille Lauro ha fatto in questi 2 anni, più o meno stesso genere, ma Achille Lauro è riuscito ad acquisire tanta sicurezza e un successo così tanto mediatico il primo anno con Rolls Royce e quest'anno con Me Ne Frego al Festival di Sanremo, scendendo un pochino a compromessi, non utilizzando i canonici termini della trap, ma mixando un po' con quello che è il pop e l'EDM, cosa che in tanti stanno facendo in questo periodo. Quindi prima o poi, FSK, se vuoi andare a Sanremo, devi fare le cose commerciali e non urlare, soprattutto. Dentro però il festival abbiamo sentito anche Junior Kelly, che prima del festival è stato attaccato perché è un ragazzino che si maschera, che dice le cose, va a Sanremo, e poi successivamente nessuno ha parlato di Rancore, uno dei 3 rapper presenti a Sanremo, che a parer mio ha davvero rivoluzionato il festival, portando una canzone di qualità come Eden, giustificando la sua presenza lì, ricordando un pochino, poco ammetto, le sonorità di Fabrizio Moro. Però la cosa importante è che tutta la scena trap, e su questo posso assicurarvelo, o il 90% della scena trap, si sta indirizzando un pochino al pop. Una volta ottenuto un discreto successo, si indirizzano sempre di più al pop per riuscire ad ottenere comunque più consenso popolare e matematicamente prendere più soldi, ricevere più cose. Perché i trapper in questo momento stanno cantando nelle discoteche o non a grandissimi eventi, parlo dei trapper relativamente nuovi, mentre i trapper che effettivamente stanno virando sul lato pop della musica riescono comunque a essere meglio voluti, a partecipare a puntate TV, a fare molte più apparizioni in televisione rispetto a coloro che vogliono fare solo quell'unico tipo di musica. L'esempio lampante, ragazzi, però, di quanto la trap stia cambiando e sia cambiata è Mahmood e Ghali, tutti e due cantanti trapper. Mahmood, diciamo, ha dimostrato, dopo Soldi, la vittoria dell'anno scorso di Sanremo, ha dimostrato di essere un cantante con i contro, screditando tutti coloro che dopo l'uscita di Soldi gli dicevano: ma sì, ma tu non sei capace, non sai cantare, non hai vinto perché sei bravo, ma hai vinto semplicemente perché sei di un altro paese. Insomma, tutte le solite storie che in Italia si prendono. Ma ha dimostrato con l'ultimo pezzo, Rapide, di essere un cantante degno del nome di cantante e non di trapper, perché Rapide è un pezzo pop, a parer mio, molto pop, con alcune influenze della trap. Quindi diciamo che il pop e la trap si stanno un attimo mescolando. Un cantante trapper che invece io gradisco molto è Ghali, per esempio, perché non è così al limite come tanti gruppi sono, ma riesce comunque a mantenere quel giusto equilibrio tra trap, rap e hip hop che non guasta male. Quindi bravo, bravo Ghali. In tutto questo ci sono 2 nomi in questo momento che escono fuori dal coro, che sono Anna con il suo singolo Bando. Ci becchiamo nel bando sopra il booster. Anna, ti seguo. Anna, ti seguo. Fai la brava. Ha fatto un pezzo carino. Non è brutto. È orecchiabile. Anna, te lo dico, ti seguo. Mi raccomando. E dall'altra parte abbiamo Paki, un ragazzo che abbiamo conosciuto con Rozzi, che è una città vicino a dove abito io, qui nella periferia sud di Milano. Rozzi, si gira a Rozzi, no, non mi muovi da Rozzi. Paki? Paki? Ti seguo. Paki? Ti seguo. Cioè, tu no, perché mi fai tanta paura, però ti seguo. Beh,
Bene ragazzi, parliamo dell'ultimo argomento che abbiamo da snocciolare, la terza chiacchiera. Ragazzi, i remix. Quest'anno come non mai è stato l'anno dei remix EDM. Partiamo anche dai primi due, che diciamo sono i più famosi e che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, che sono Ai Macarena e Ritmo. Allora, questi due pezzi sono dei remix di pezzi molto datati, fatti molto bene in EDM, li conosciamo. Vorrei concentrarmi invece sul pezzo che maggiormente nella storia della musica italiana è stato cambiato, preso, ucciso, accoltellato, dissanguato, impiccato e sgozzato più volte nella musica italiana, nella musica mondiale. Parliamo di I'm Blue degli Eiffel 65. Molti di voi conosceranno il pezzo già solo dal titolo, in tantissimi conoscono anche la canzone che ha fatto un successo planetario, è stata prima in classifica per anni, ha vinto dischi d'oro, dischi di platino, ha vinto qualsiasi. Gli Eiffel 65 vengono ricordati maggiormente per quel pezzo che continua a fruttare soldi su soldi, grazie ai remix però. Questa volta però vi cito due remix. Il primo è So Blue di Sondre, un grande remix EDM fatto molto molto bene a parer mio. L'altro penso che lo conosciate quasi tutti. Qualche settimana fa Shiva ha deciso di uscire con Auto Blue. Auto Blue, corro con il mio... Io non so, Shiva, io non so che problemi tu abbia. Non lo so. Probabilmente ti è stato detto di fare questa cosa e probabilmente tu pensavi fosse anche un'ottima idea, Shiva. È bello. Mi offro per darti lezioni di canto, perché il tuo problema non è l'intonazione. Non è la respirazione. Non è l'appoggio. Shiva, il c***o di tempo. Erano più le volte in cui era fuori tempo, ve lo posso assicurare, che le volte in cui era in tempo effettivamente. Devi prendere lezioni di canto. Non andare a tempo su tutta la canzone, questo non lo puoi fare. Non puoi. È una brutta... Non si può. Non si può. Non si può. Tutto il pezzo fatto bello, la base bella, perché l'hanno fatta gli Eiffel 65. Tu no. Non, lascia perdere, rimani sui tuoi pezzi trap carini, non toccare le canzoni belle troppo, perché rovinarle è un secondo, mi raccomando. Però ognuno ragazzi faccia quello che vuole, come gli pare, quando gli pare, tanto alla fine siamo in Italia, la musica deve far ridere, sorridere e ballare, questa è la cosa più importante di queste tre noccioline, ricordatevelo. Ebbene ragazzi, siamo arrivati alla fine del primo episodio di questa lunga, spero lunghissima serie. Se avete qualcosa da dirmi, scrivetemela nei commenti. Seguitemi su Instagram mirco.guarino_official. Seguitemi su Facebook Mirco Guarino. Mettete un like, scrivete un commento, cliccate iscrivetevi, accendete la campanella. Vi aspetto nelle prossime puntate. Beh, direi che anche qui è il caso di dirlo. Mirco is back.